sono i paesi dove noi abbiamo visto che c'è un maggior potenziale per le imprese italiane di poter andare a catturare i consigli esteri. Quindi sono quei paesi dove si incrociano due cose fondamentalmente: da un lato un ammontare di investimenti che verranno realizzati in quei paesi e investimenti che verranno realizzati in quei settori dove le aziende italiane sono brave, per cui abbiamo identificato quelli come principalmente quelli dove andare ad investire. Mi piace ricordare quelli che sono i dati del 2023 che le persone di SACE hanno contribuito a realizzare. Sono 55 miliardi di operazioni che hanno portato a fare 155 miliardi di investimenti e progetti. Molti di questi sono stati in Italia, soprattutto per far fronte a quello che è il percorso di transizione sostenibile. Parliamo di un percorso di transizione sostenibile perché gli investimenti in sostenibilità fanno sì che le aziende italiane diventino via via più competitive. Da un lato perché andranno a lavorare su quelli che sono i propri margini di produzione, dall'altra perché potranno intervenire in quelle che sono le catene del valore sostenibile dell'export.